Però dai, speriamo bene, speriamo che il giudice, vedendo tutto questo e tutta la volontà che c'è anche da parte degli operai, insomma, di ricominciare, approvi questa cosa. Penso che sia la cosa migliore da fare, no? È appeso ad un filo il destino della Cantarelli, storica azienda di moda del territorio aretino. Lo stabilimento di Terontola, circa 15.000 metri quadrati, è stato appena riaperto. Qui è confluito il reparto cucito che finora era nella fabbrica di Rigutino. Il posto di lavoro è importante, quindi è bene cercare di mantenerlo. I sacrifici li abbiamo sempre fatti, è una vita che si fa sacrifici, quindi continueremo a farli. Tutto dipenderà dal prossimo 9 settembre, quando il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda di accesso al concordato preventivo. Dei 271 dipendenti, solo 170 tornerebbero al lavoro nella Cantarelli SRL, che vedrebbe Emiliano Rinaldi quale amministratore delegato e Alessandro Cantarelli come presidente del CDA. Questa è una storia, è un'azienda comunque che ha un'importanza nel mondo con un marchio di assoluto rilievo. Noi ce l'abbiamo veramente messa tutta. Il trasferimento è avvenuto, i dipendenti sono a sedere, i dipendenti hanno fatto veramente tutto quello che era possibile, quello che dovevano fare. Adesso aspettiamo veramente il cosiddetto giudizio universale da parte del Tribunale, perché per il 9, per il là, per tutti i conferimenti, partire con la nuova società che è la Cantarelli SRL. Ed anche Emiliano Rinaldi, nonostante confermi che il momento è molto difficile, ci sarà anche in caso di risposta negativa da parte del Tribunale. Ad oggi le commesse non ci sono, la situazione è abbastanza, è molto difficoltosa. Non mi tiro assolutamente indietro, anzi, mi sono appassionato e sono appassionato soprattutto al prodotto sicuramente, ma soprattutto a chi lavora in Cantarelli. Ho trovato una grande passione, un grande attaccamento per il proprio lavoro e per l'azienda e come si dice, insomma, un know-how, per usare un termine moderno, impressionante. Io sono lì ora soprattutto ovviamente per i lavoratori. Hanno sofferto un po' e dobbiamo rendere la Cantarelli ai lavoratori felici, insomma, dargli una nuova vita. Spero che sia di buon auspicio il tutto e che vada avanti anche per noi e per anche altre colleghe, perché come vede la catena non è piena, sono i rientri a scaglionamento, di conseguenza vedremo più avanti, anche se c'è sempre un rammarico per quelle che resteranno fuori, che non potranno godere di questa cosa, insomma.